Sinosini Excellent Gusto, siamo qui alla Fiera del Cioccolato 2017, 12ª edizione, e con me Andrea Campani, executive chef del Borro, meraviglioso borgo medievale, oggi un'oasi di accoglienza e gusto. Andrea, tu ti occupi dello sviluppo dei ristoranti del Borro, ecco, quali ristoranti sono? Sì, io mi occupo della ristorazione, al momento siamo fortunati, abbiamo 4 ristoranti. Il primo è l'Osteria del Borro, che è il nostro diamante, il nostro ristorante gourmet, dove riesco a dare il mio tocco personale in maniera molto più creativa. Gli altri due sono il Tuscan Bistro, il Borro Tuscan Bistro, che ad oggi ha una sede all'interno della città del Borro, un'altra a Firenze, in certo storico tra il Ponte Vecchio e il Ponte Santa Trinita, di fianco alla boutique di Sant'Agostino, e l'altro, l'ultimo lato, Dubai, aperto il 12 gennaio, di fronte al famosissimo albergo, alla villa, che si chiama Burj Al Arab. Wow, fantastico, insomma, quindi c'è un nome di una famiglia, la famiglia Ferragamo, conosciuta per l'alta moda italiana, ma quindi anche una grandissima passione e amore per il territorio in Toscana e quindi anche nel mondo, quando appunta a Dubai. Ecco, ma a Dubai qual è il piatto forte della tua cucina? Lì vanno pazzi per la pappa al pomodoro. Ah, la pappa al pomodoro. Piatto classico toscano, ma detta, perlomeno in questo mese di apertura, quello che ci dicono è che questa autenticità in questo piatto così classico non l'avevano mai provata. Quindi siamo molto molto contenti. Poi si trovano i piatti classici della cucina toscana. Ma qual è la filosofia che tu usi, ecco, nel tuo modo di esprimerti nella cucina? Allora, sicuramente le mie tradizioni, le mie radici è la cosa più importante che abbiamo portato dietro. Per me è fondamentale riuscire a trovare sempre di eccellenza che mi diano la possibilità di esprimermi meglio, così come l'azienda ha sposato la stessa mia filosofia, ovvero quella di fare del nostro territorio, della nostra cultura, della nostra storia, portarla in giro sempre come punto di eccellenza. Non ci andiamo mai a compromesso, questo siamo molto molto. Questo penso appunto sia il punto di forza, cioè usare la cucina toscana, esprimere al meglio, però attraverso anche ricerca del territorio, quindi anche dei prodotti stessi. Assolutamente, noi il prodotto è il nostro soggetto principale, appunto come dicevo prima, non ci andiamo mai a compromessi, facciamo una grande ricerca, non ci fermiamo a quello che è il prodotto toscano, le aziende che partecipano con noi, quindi che partecipano con noi come se fossero veramente parte integrante del progetto, sono tutte aziende che hanno la nostra stessa filosofia, ovvero cercare nel proprio territorio, cercare di creare qualcosa di nuovo, di quello che hanno in cuore, quello che è appunto la tua storia, la cultura di vita. E questo per noi è appunto una partenza. Poi, ripeto, per noi noi abbiamo tantissimi, siamo fortunatissimi, abbiamo tante stagioni, tanti prodotti, mille sfaccettature, la creatività con ricordo appunto che il Borro è anche un'azienda agricola. Principalmente un'azienda agricola, è nata tutto diciamo per iniziare la produzione di vino. Noi oggi produciamo principalmente vino, ma anche olio. L'azienda agricola si è trasformata in un'azienda biologica ormai da 2 anni. Quindi il nostro punto di forza è sicuramente il vino. Poi adesso produciamo olio, miele, abbiamo un progetto di miele famoso. Miele biologico, la differenza in una paese di umanismo delle api, quindi eccezionale. Abbiamo circa 2 ettari di orto, da dove possono fornirmi delle verdure, ma anche possiamo vendere, abbiamo un progetto che abbiamo le verdure direttamente nelle case.
L'idea sarebbe, per esempio, il nostro sogno quest'anno sarebbe quella di portare le nostre verdure anche al ristorante di Dubai. C'è un piccolo progetto, ce la faremo probabilmente al momento una volta alla settimana, però ce la faremo. Infatti so che è quella la sfida principale, sono i prodotti, per arrivare ai prodotti. Ma più che arrivare ai prodotti, ecco, la nostra sfida è quella veramente di farci non come un ristorante, ma come una vera e propria esperienza toscana. Noi cerchiamo di portare questo, ma questo possiamo dire anche a Firenze, ma anche a San Giustino. Noi cerchiamo molto nel far vivere delle esperienze autentiche ogni giorno ai nostri ospiti. Le vorremmo fare in maniera più allargata su Dubai, far vivere un po' di toscanità, un po' di cultura, un po' di autenticità, un po' di familiarità anche. Poi quello è successo anche oggi al cooking show qui alla Fiera del Cioccolato, cioè la stessa esperienza che magari ecco, si vive anche a San Giustino dove avete appunto il Bordeaux Relay Chateau. Ecco, oggi hai fatto una fantastica demo su un piatto, insomma, con gusti molto forti, cinghiale e cioccolato. Cinghiale e cioccolato, secondo me, ecco, siamo in Toscana, io non voglio mai perdere di vista quelle che sono le mie origini. Per me, quando si pensava a cosa fare, ho pensato subito al cinghiale al cioccolato, perché comunque è una ricetta molto tradizionale, mi viene in mente il cinghiale del cioccolato. Però posso dare sfogo, questa è la mia partenza, e poi andiamo a interpretarlo come abbiamo fatto oggi con le cotture, con gli accostamenti, con le guarnizioni, che poi sono sempre tutte cose commestibili. Abbiamo ricreato una ricetta talmente tradizionale, talmente banale, però che nessuno si aspettava, e poi quando inizi a cucinare, quando inizi a parlare di cucina, poi diventa tutto come se si fosse amici da sempre. Insomma, questa è una parte che mi piace tantissimo. Hai stupito infatti tutti, dal colore in base al controllo della cottura, hai ricreato un food design del bosco, il bosco del cinghiale, fantastico. E allora cosa dire? Quindi invitiamo tutti a assaggiare le pietanze di Andrea Campani qui al Tuscan Bistro a Firenze e al Bordeaux Medievale. Saluto Andrea e un saluto anche a tutta la Fiera del Cioccolato 2017 e a presto, siamo qua. Ciao!